Noi abbiamo visto, può darsi che ci sbagliamo, comunque lo vogliamo verificare, noi lo facciamo questa osservazione, vedremo anche la provincia, perché poi queste osservazioni le porteremo, io credo, se la provincia ci chiamerà, come ha detto, le porteremo anche in provincia, e quindi dove faremo, sottolineeremo quelle che sono per noi, come diciamo, le priorità. Bene, ci sono degli spazi che lì sono previsti, scavati, e che secondo noi possono tranquillamente rimanere invece ancora al piano campagna, riguadagnando spazi che possono anche essere non toccati. Ultime due osservazioni, noi le facciamo comunque, lo diciamo, seguendo anche qui quello che è un po', diciamo, la linea che abbiamo seguito, e un po' anche le dichiarazioni del nostro Presidente, no? Quando stamattina sul giornale, lo dico giustamente, afferma, dice: certamente se il progetto verrà abbandonato torneremo ad occuparcene, e parlava ovviamente del protocollo che abbiamo illustrato. Ma è chiaro che realisticamente, al di là dell'impostazione che io credo corretta che abbiamo dato, giustamente dice se il progetto verrà abbandonato, e quindi c'è anche l'ipotesi, io credo negativa a questo momento, che non venga abbandonato. Beh, comunque noi alcune, anche qui, osservazioni le facciamo che riteniamo importanti. Uno dei punti che noi avevamo sollevato era il passaggio della vicinanza della strada con la frazione Casotti, e dicevamo che bisognava trovare la necessità di una soluzione a questa vicinanza, quantomeno soprattutto per l'impatto visivo e soprattutto per l'impatto acustico. Certamente nessuno nasconde, guardate, quando facciamo questo ragionamento, che qualcuno dimentica che comunque lì passa traffico, ci sarà carico di PM10, eccetera. Non è questo il discorso, siamo perfettamente coscienti di questo. Sappiamo anche però che un discorso di una viabilità in trincea è molto diversa di una viabilità in rilevato. Bene, noi diciamo che poiché oggi siamo di fronte ad uno svincolo completamente abbassato, come abbiamo detto all'inizio, ad uno svincolo che ha come conseguenza il passaggio non più sopra l'ex Cavavilla ma sul fondo, bene, noi diciamo che basta aspettare a risalire e quindi a procedere ancora per qualche decina di metri per far sì che a fianco della frazione Casotti l'autostrada passi completamente in trincea, e in trincea vuol dire a meno 8, meno 10 metri di profondità rispetto al piano campagna, con tutto quello che ne consegue. Ultima osservazione che noi presenteremo riguarda un'altra frazione toccata da vicino, che è la frazione Agliarolo. Voi vedete che dal progetto, anche nel progetto definitivo, la frazione Agliarolo, in testa alla frazione, siamo a poche decine di metri, non so quante, dall'ultima casa. Allora noi giudichiamo estremamente negativo, ecco, lo vedete molto chiaramente da questo fotomontaggio. Noi giudichiamo estremamente negativo quella soluzione di impatto, di moderazione ambientale, eccetera, che è stata proposta. Per cui riteniamo che una soluzione diversa debba comunque essere cercata. Noi ovviamente solleviamo con forza il problema. Queste sono, in estrema sintesi, chiedo scusa se sono stato forse un po' lungo, le osservazioni che intendiamo presentare, ripeto, al di là del discorso generale.